Io devo dire che grazie al cielo in questi ultimi 10 anni vi è stato un cambiamento che si è accentuato in questi ultimissimi anni, perché si parla molto di più dell'importanza e del ruolo dell'esercizio fisico, dei danni dell'esercizio fisico fatto in modo totalmente sbagliato, e mi riferisco in particolare ai professionisti dello sport, e vi è anche da parte della istituzione veramente una presa di coscienza su quello che può essere il beneficio per tutta la popolazione di un'attività fisica moderata. Del resto è di pochissimi anni fa, addirittura un progetto di alcune regioni italiane, progetto promosso dal Ministero della Salute, in base al quale si va a valutare una serie di individui che hanno patologie molto moderate o anche sono in condizioni di buona salute, si va a verificare quello che è stato l'impatto di 6 mesi di attività fisica moderata in palestra o semplicemente gruppi di cammino sul loro organismo. Quindi io ho veramente la sensazione che qualcosa di nuovo vi sia, e questo va nella direzione assolutamente giusta, perché non dimentichiamo che esattamente 12 anni fa sono state costituite le facoltà di scienze motorie che formano dei professionisti il cui compito è proprio quello di indirizzare, seguire e promuovere l'attività fisica. E laureato in scienze motorie, unito al medico dello sport, che rappresenta ancora la figura fondamentale per la valutazione dell'individuo che vuol fare sport di media e alta intensità, l'unione medico dello sport e laureato in scienze motorie rappresenta veramente il futuro, che ci viene tra l'altro invidiato da molti paesi. Non dimentichiamo che in molti paesi, negli Stati Uniti addirittura non se ne parla neanche, ma anche in molti paesi europei non esiste una figura come esiste da noi del medico dello sport e del centro di medicina dello sport per la valutazione e la promozione dell'attività fisica. Quindi io sono abbastanza fiducioso, se la politica riuscirà a trovare anche quei contributi economici che sono indispensabili per spingere la popolazione verso l'attività fisica e permetterà alle fasce della popolazione che ne hanno bisogno di fare attività fisica in modo gratuito o con un modesto ticket, esattamente come si va oggi a fare una radiografia o l'esame del sangue, questo potrebbe veramente portare un contributo notevole per il benessere della popolazione in generale.